Resta sempre costante la situazione del Covid-19 a capo, anzi, per essere un po' più corretto, va a migliorare. Io ho avuto il piacere oggi di sentire il dottor Grella, che è il responsabile del punto emergenza Covid, che è nato in questo tempo, 2 o 3 giorni fa, e che mi ha assicurato che dal contatto che ha avuto con i nostri pazienti vede una situazione a miglioramento. Quindi questa è una cosa che mi tranquillizza, mi dà forza e vuol dire che veramente stiamo lavorando bene come intera città. Noi stiamo lavorando molto bene anche come uffici comunali delle politiche sociali. Va un ringraziamento enorme a quanti fanno parte della macchina amministrativa e veramente stanno dando tutto l'impegno, tutto il loro tempo per chiudere tutte le operazioni che sono in corso, sia relativamente alla problematica e all'avvio dei buoni spesa, che è un progetto nel quale stiamo credendo tantissimo. Nella serata di oggi siamo riusciti a chiudere l'elenco di tutte le persone che hanno presentato la propria domanda, si sta chiudendo la graduatoria, nella settimana prossima saremo in grado di distribuire i buoni spesa e avviare il progetto per poter acquistare questi buoni beni alimentari da parte delle famiglie che ne hanno fatto richiesta. E con le politiche sociali siamo riusciti anche a portare a casa il progetto per le persone con disabilità gravi che non erano e non sono percettori di altri redditi, e quindi nei prossimi tempi riusciremo anche ad assicurare a queste persone una forma di contributo aggiunto. Quindi il mio è un grazie nei confronti di quanti, nonostante il tempo pasquale, nonostante il pericolo, sono qui a lavorare per dare delle risposte nette alla città, e quanti stanno lavorando anche all'interno degli uffici del COC, dove io oggi e in questo momento mi trovo. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile della città di Capua è operativo, è continuativo, lavorerà anche nei tempi della Pasqua e della Pesquetta, risponderà sempre ai numeri del 333-88-555-44 e al numero 0823-560-309, numeri di emergenza. E nell'emergenza loro hanno deciso di dare un supporto anche alla Polizia Municipale del Comune di Capua, con un'auto aggiunta che si aggiungerà al servizio della Polizia Municipale, al servizio della nostra città. Anche a loro, da parte nostra, dell'intera amministrazione, va un enorme grazie. E la solidarietà non ha confini. In questi giorni, oltre a quello che l'amministrazione sta facendo, continuano tutte le forme di solidarietà storiche presenti nella città di Capua. Oggi sono venuto a conoscenza che continua la distribuzione della mensa nella Casa della Divina Misericordia, e sono circa 100 i pasti caldi giornalieri che vengono distribuiti alle persone che storicamente ne hanno avuto necessità e che ne fanno richieste. Anche a loro, da sempre, da 10 anni in azione, va un enorme grazie. Così si fa, così si opera all'interno di una città che ha voglia di crescere. E questo nostro operare è stato interessante anche da parte, è stato oggetto di interesse anche per la RAI, che ha fatto la ripresa. Oggi siamo andati su Rai 3 con Geo Nocchetti, col quale ho avuto il piacere anche di confrontarmi durante il tempo della ripresa, e che conosce il nostro operato, conosce la storia della città di Capua, riconosce quanto noi stiamo facendo. Perché quando ciò che stiamo facendo è un qualcosa di corale, tutta la città, tutto compreso Sant'Angelo, compreso tutte le periferie della nostra città, tutte le parrocchie si sono unite in un unico punto di raccolta, in un unico punto di distribuzione, sono centinaia le persone che stanno contribuendo e tanti altri che ci stanno contattando perché vogliono darci una mano. A tutti, ma veramente a tutti, va un enorme grazie, perché bene è ciò che si è prodotto fino ad oggi, bene ciò che si farà nei prossimi giorni, è ottimo puntare a migliorare, perché ci sono sicuramente dei punti che non sono impeccabili. Anche su quello stiamo puntando a migliorare, perché vogliamo assicurare certezza della città, chiusura a questa brutta malattia da parte della città di Capua, e una grande risposta sociale e solidale del nostro territorio. Grazie.